La realtà è materiale. Anche il mio corpo è fatto di materia. Eppure da esso emerge un elemento immateriale, la mente. La scienza ortodossa afferma che la mente è un sottoprodotto del cervello, è quello che fa il cervello. Un'altra delle idee base del riduzionismo occidentale è quella secondo la quale il mondo è stato già tutto creato, dai livelli più piccoli a quelli più complessi. Non c'è niente da aggiungere o da modificare. Ultimo retaggio del creazionismo religioso. La tesi della Chiesa, infatti, era il creazionismo, non l'evoluzionismo. Ritenere che il mondo e tutto ciò che esso contiene siano stati creati in 6 giorni è una trappola concettuale che non dà spazio a criteri evoluzionistici. Se è già tutto stato creato, che cosa si evolve? Nel modello cartesiano il corpo e la materia costituiscono l'elemento fondamentale. La mente è un epifenomeno, vale a dire un effetto secondario. Secondo il modello orientale, la mente, o meglio la coscienza, è l'elemento fondante. La mente è un effetto della coscienza, è un effetto sottile. Il corpo è un effetto grossolano. La coscienza crea 2 effetti, la mente e la materia. La coscienza è inerente alla materia stessa ed è il costituente fondamentale della stessa. In questo modo l'orientale inverte il ragionamento. È la coscienza che crea, non il Dio creatore. Cambia il nome, ma il significato, Dio uguale coscienza, è il medesimo. La differenza sta che per l'Occidente Dio è relegato nell'alto dei cieli. Per l'orientale la coscienza è qui e in ogni luogo. È Brahman, il sé supremo. Oggi diremmo, in termini quantistici, non locale. Noi occidentali consideriamo la materia come inanimata, inerte, priva di coscienza. Il corpo, e in particolare il cervello, è semplicemente un amplificatore della coscienza intrinseca nella materia. L'anima è individuale, la coscienza, essendo universale, è singolare e non plurale, si avvicina concettualmente all'inconscio collettivo di Jung. In realtà la coscienza si manifesta sia in un aspetto individuale sia collettivo. Quello della coscienza è un atto di creazione continua. Non è come il Dio occidentale che ha creato il mondo in 6 giorni e poi se n'è andato ad osservare la sua opera dall'alto di una nuvoletta. Per gli orientali il mondo non è già lì. Lo stiamo creando ogni istante. È una realtà ancora in atto. Grandissima novità. È nata l'Accademia di Formazione di Alberto Lori. Qui su YouTube il meglio di tutti i nostri argomenti, videocorsi, interviste online e conferenze registrate in tutta Italia. Tutto qui, a portata di click. Clicca senza impegno sul pulsante Abbonati per scoprire cosa troverai. Poi sceglierai se iniziare a seguirci e se in futuro non troverai più ciò che ti interessa, potrai interrompere in ogni momento. Ti aspetto. Alberto Lori. Il punto è questo. Mentre con il modello cartesiano c'è un corpo materia da cui emerge una mente, cogito ergo sum, con il modello orientale c'è una coscienza universale dalla quale emergono la mente e il corpo, quindi materia che emerge dalla coscienza creatrice. Mentre nel primo caso la creazione è già avvenuta, nel secondo la creazione continua. La coscienza crea, non ha creato. L'errore che commettiamo è quello di pensare che il mondo sia già lì, che sia già stato creato. Rispetto al modello cartesiano, se per 20 anni ho provato a farcela e non ce l'ho fatta, che cosa vado a confermare? Che non ce la farò mai. È già così. È sempre stato così. Quindi neppure in futuro ce la farò mai. Il mondo orientale ha invece un'altra idea. Il materiale che costituisce il nostro corpo cambia in continuazione, ma noi pensiamo di essere sempre gli stessi.
chi siamo noi? Chi è che guida il nostro corpo? Noi non siamo il materiale che costituisce il nostro corpo, ma siamo il modo nel quale tale materiale si organizza, il software. La materia cambia, ma noi rimaniamo gli stessi. Non è un'invenzione del mondo d'oggi. Lo diceva anche il filosofo greco Eraclito. Non puoi bagnarti due volte nelle acque di un fiume, perché nel loro scorrere continuo le acque cambiano e anche tu sei diverso. D'altra parte, se tu guardassi l'album fotografico della tua vita, mi dici cosa possa avere in comune la tua foto di neonato con quella di bambino, poi di adolescente e infine di giovane adulto? Non c'è niente, non un atomo, non una cellula, non un neurone sono rimasti gli stessi, ma consapevolmente sai di essere sempre tu in tutti i ruoli che hai interpretato nel corso della vita. Il materiale cambia, il programma rimane. Io mi evolvo, tu ti evolvi, ma rimaniamo sempre consapevoli di noi stessi. La coscienza è la realtà fondamentale dalla quale emergono lo spazio, il tempo, la materia e l'energia. Noi siamo ciò che pensiamo. Tutto quello che siamo nasce con i nostri pensieri. Con i nostri pensieri creiamo il mondo, diceva Buddha. Che cosa dicono gli orientali? Pensare significa creare. Per noi invece non è proprio così. Nessuno dei nostri pensatori ha mai detto che il mondo si crea attraverso i pensieri, che il pensiero possa essere creatore. Tuttavia è vero, possiamo creare la nostra realtà. Se pensiamo in negativo, la nostra realtà è negativa. Con i nostri pensieri creiamo il mondo, di conseguenza dobbiamo prestare molta attenzione ai nostri pensieri. È venuto il momento di capovolgere il paradigma nel quale il sistema di controllo ci ha ingabbiato. Non è l'esterno che deve influenzarci, bensì il contrario. Non stiamo male perché il mondo è brutto e crudele, ma il mondo è brutto e crudele perché stiamo male.